Buongiorno, in questo nuovo video voglio mostrarvi le funzionalità del monitor seriale, molto comodo per debuggare o per inviare dati dal PC all'Arduino. Prima di iniziare però voglio ricordarvi di iscrivervi al canale, attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati e mettere un like al video. Ho aperto Tinkercad, ho scelto tra i componenti una scheda Arduino, ho collegato un diodo LED, anodo e catodo. Come vi ricordo, la resistenza va sul catodo, la resistenza è da 220 ohm. Il diodo posso cambiare il colore. Jumper, uno sul pin che voglio utilizzare, è un componente digitale, l'altro sul meno che è collegato alla resistenza e qua è collegato alla massa terra. Torniamo al codice. Vi ricordo quindi che devo usare pin mode 13 output e qua parto con l'esercizio del blink digital write 13 low delay 500 di mezzo secondo. Questo esercizio l'avevamo già visto, però voglio aggiungere una parte interessante, quindi mi può servire come spunto. Lo vado ad eseguire, quindi qua c'è un errore, mi manca una graffa. Ok, il diodo si accende, si spegne, si accende, si spegne con un intervallo di 500 millisecondi. Il monitor seriale, questo qua in basso, come faccio a utilizzarlo? Prima di vedere come faccio a utilizzarlo, serve per mostrare dei valori, quindi per fare del debug a tempo di esecuzione. Non devo includere nessuna libreria. Nella setup devo aprire, impostare la velocità di comunicazione, quindi aprire il monitor seriale, serial.begin e poi metto una velocità per Arduino, funziona a 9600 bit per secondo. E dopo nella loop posso fare serial.println un messaggio, ciao. Quindi se adesso avvio simulazione, lui mi scriverà ogni volta che termina un'iterazione, mi scrive ciao. Poi al posto di questo messaggio io posso concatenare anche una variabile, ad esempio se ho un pulsante, o posso mostrare il contenuto di una variabile. Esiste sia la serial.print e la println invece va a capo. Quindi vi ho mostrato come, qua cancello, qua invece c'è un altro grafico che vedremo più avanti. Che cancello perché adesso voglio farvi vedere altre funzionalità del monitor seriale, cioè quella di poter leggere. Quindi io qua posso inviare dei dati alla scheda Arduino. Faccio vedere come si fa a leggerli. Devo tenere ovviamente sempre la serial.begin 9600 bps nel setup. Io voglio mostrarvi questo esempio in cui inviando un carattere, quindi io dovrò andare a leggere nella loop, quindi dichiaro int byte ricevuto, lo metto a 0 e nella loop io cosa andrò a fare? Andrò a fare if serial.available, cioè se ci sono dei dati da leggere nel monitor seriale, li vado a leggere solo se ci sono. Serial.available. Ok, byte ricevuto sarà quindi uguale a serial.read. Così vado a leggere dal monitor seriale. E qua farò serial.print ricevuto. Come vedrete qua non va a capo, ma solo alla fine con serial.println byte ricevuto. Adesso lo provo. Quindi la resistenza e il LED adesso non ci interessano, non li ho messi. Se io metto A, ho ricevuto 97. Perché? Perché lui mi riceve il codice hash del carattere. Quindi
come faccio loro a trasformare il codice in un numero, per esempio. Proviamo a mettere l'1, il 49, il 2 e il 50. Se invece metto la B è la 98. La A maiuscola invece è più piccola della minuscola. Quindi, detto ciò, voglio provare a fare l'esercizio 3.9, cioè a svolgere un lampeggio controllato in base a un carattere inviato tramite serial monitor. Quindi voglio far lampeggiare un LED ad una velocità proporzionale alla cifra inviata tramite seriale. Quindi, prima cosa, io devo controllare se è una cifra. Ci sono due modi: o controllo i valori nella tabella ASCII, oppure uso la funzione isDigit di byte ricevuto. Ok, vediamo, proviamo adesso a fare questo controllo. Allora, in questo modo vediamo se ho messo una graffa. Secondo me mi sono dimenticato una graffa qua, le virgolette, e qua una graffa. Ok, in questo modo cancello. Se invio un carattere, ok, non mi dice niente, ma se invio una cifra, mi dice è una cifra. Vabbè, qua mi dà un problema. Facciamo così. Quindi, in automatico, avvia simulazione, cancella. Se io mando una A grande, lui mi dice che non è una cifra. A piccolo, ok. Se io mando l'1, è una cifra. Se io mando il 2 è una cifra, ok? Se mando il 9 è una cifra. Ovviamente 11 lui mi riconosce due volte 1. Ok, le cifre vanno da 0 a 9, dove lo 0 è 48. Adesso, detto ciò, solo se è una cifra io voglio fare un lampeggio controllato, ok? E adesso quindi faccio, come sapevo fare prima, Digital Write 13 AIB. Supponiamo che all'inizio il mio LED sia basso, quindi nella setup io faccio il Digital Write 13 low, anzi mettiamolo addirittura nella loop, all'inizio di ogni loop. Quindi io lo mando alto e il delay adesso dipende dal byte ricevuto. Il byte ricevuto, però, abbiamo visto, sarà meno 48 per, facciamo per 100, quindi per 100 millisecondi. Cosa vuol dire? Vuol dire che se metto 0 sarà istantaneo, se metto 9 sarà 900 millisecondi. Digital Write 13 low delay, e qua metto uguale a prima, byte ricevuto meno 48 per 100. Proviamo, avvia simulazione. Allora, se io mando una A, niente. Se io mando un 1, ok, è stato abbastanza veloce. Se io mando un 5, ok. Se io mando un 9 invece, diciamo che si è notato poco. Vediamo se io mando un 6. Non mi torna, come mai si veda. Facciamo, anziché, proviamo a fare un cambio. Facciamo meno 40. Sì, no, ho capito perché non è questo. È che il lampeggio si nota quando faccio un passaggio da più stati, quindi devo aggiungere anche questo.
Vediamo così, così si dovrebbe vedere meglio. Quindi quando faccio uno è più veloce. Quando faccio due è un po' più lento. Se faccio 9 è molto più lento l'attesa tra uno e l'altro. Chiaramente il lampeggio si nota quando ci sono più salti, cioè il passaggio alto, basso, alto. Sono i due intermedi, quindi riga 19 e riga 22, che mostrano il lampeggio. Quindi, cosa ho fatto? Serial punto begin, velocità 9600 bps per usare il serial monitor. Serial punto available, tonde con una funzione, maggiore di 0, c'è qualcosa da leggere. Serial punto read per leggere. Serial punto print per scrivere sul serial monitor senza andare a capo. Serial print ln per scrivere. Quindi non solo campi testuali ma anche variabili, va anche a capo. IsEasy mi controlla se è una cifra, prendendomi il codice ASCII. Come vi dicevo, quindi le cifre vanno da 48 a 57, da 0 a 9. E dopo io faccio il mio, tramite Digital Writer IDLay, faccio il lampeggio.